il signor Cibernau gira in 1.34 e 0.38 in questo momento. Vengono fuori ancora di traverso Rossi e Biaggi. Stavamo dicendo che non è passato un secolo, non tre anni o due, ma soltanto cinque mesi da che Valentino Rossi, ma nemmeno, perché poi è salito a gennaio su quella moto, gennaio, febbraio, marzo ed eccoci qua ad aprile, tre mesi e mezzo per trovarsi sulla M1 e per portarla qua davanti. Comunque vada a finire giù il cappello, ma un cappello grosso così, davanti alla gara di questi due di traverso Rossi e dietro Biaggi, che lontano, perde un po' di terreno, lontano. Ha perso terreno Biaggi, curvone lungo, adesso qua Rossi comincia a rischiare di fare la differenza in quelle curve da pelo. C'è un pezzo di rettilineo, vediamo, qui qualcosa. Vediamo, occhio a Biaggi, si riporta sotto, sì, non ci credo che prima dell'ultima curva non ci riprova, si riporta sotto, a costo che sia l'ultima cosa che chiede alla sua moto. Per quest'oggi. Adesso c'è l'ultimo intertempo, il T4, quello dove ieri Rossi faceva sempre la differenza. Sì, però oggi è difficile farla, eh. Oggi è difficile fare la differenza. E Biaggi non ha mollato. Attenzione, perché questi 40 metri non hanno alcun significato in questo momento, eh. Attenzione. Stretto, molto attenzione. Stretto, è entrato molto guardate stretto, quindi guardate Biaggi. Quanto ha guadagnato Biaggi, che attenzione, ha fatto una traiettoria qua. Migliore. Questa però attenzione è l'ultima qua. Curva. Attenzione qua! Qua! Rossi! Rossi c'è! Ce l'ha fatta! Rossi ce l'ha